la presentazione del presidente Umberto Verna è ripartita la rassegna Uomini e Navi, undicesima edizione 2018. Tra gli organizzatori dell'evento compaiono Francesco De Martino, Claudia Sanguinetti, Mario Duboin, Germano Tabaroni e Monica Corte. Gli incontri sono elencati nel volantino allegato e sono iniziati sabato 1 dicembre 2018. Si concluderanno sabato 2 marzo 2019, sempre alla Lega Navale, Porto Turistico Ammiraglio Luigi Gatti, box numero 51. Quest'anno il Museo Marinaro Tomasino Andreatta vuole portare una novità informatica interessante. Dato che non rimane mai traccia degli incontri di Uomini e Navi, e ben presto quello che è stato detto si dimentica facilmente, verrà creato un blog, cioè un sito web dinamico, dove tutti potranno rivedere le conferenze cliccando su un link che verrà comunicato 3 giorni dopo la data in cui è stata effettuata la conferenza stessa. Naturalmente il conferenziere dovrà accettare la ripresa integrale della sua esposizione ed in questo si confida nella collaborazione dei relatori. D'altra parte, se il patrimonio storico di cui ognuno di noi è promotore viene divulgato e ricordato, pensiamo sia a tutto vantaggio della nostra collettività e del relatore stesso. Novità di quest'anno: la possibilità durante gli incontri di prenotare visite speciali all'Acquario di Genova, al Museo Marinaro Tomasino Andreatta di Chiavari e al Museo Tecnico Navale di La Spezia. Uomini e Navi, bentornati, mi fa piacere, stasera siamo un po' in pochi, ma pian pianino la prima serata per arrivare alla gente. Gli incontri sono 9, partiamo, il prossimo sarà il 15 di dicembre, poi saltiamo per le vacanze natalizie e riprendiamo il sabato 10 gennaio, poi saltiamo per Sant'Antonio, poi ogni sabato fino alla fine ci saranno le conferenze. E passo subito la parola al nostro presidente, Umberto Verna, che stavolta è presente. Sì, di solito i weekend sono via a lavorare, ci siamo anche perché due ricorrenze importanti per noi. Quest'anno erano i 110 anni della nascita della sezione e quindi chiudiamo con questa manifestazione come tutti gli anni, vedremo poi a fine anno di fare un qualcosa di riassuntivo di questo compleanno molto antico. E l'altra cosa è il solito grazie ai promotori di questa manifestazione, da Francesco a Mario a Germano e anche a Claudia che non c'è, ci dispiace, perché grazie ai soci. La novità di quest'anno è che a seguito di alcune delle conferenze siamo riusciti a creare dei progetti di visita, per esempio quella sui musei, una visita al museo di Andreatta perché non c'è mai stato e anche al museo navale di La Spezia di cui poi si parlerà anche di dentro. Quindi, e l'altra è all'acquario, cioè tra 2 weekend avremo qui i ricercatori dell'acquario che hanno chiesto ospitalità alla Lega Navale e tramite la Lega Navale a Marina Chiavari quest'estate per fare quel progetto che si chiamano i delfini metropolitani qui nella zona del Tiguglio. Ci porteranno i risultati e soprattutto poi dopo, come penso tra gennaio e febbraio, ci porteranno a vedere l'acquario dietro le quinte, però tutto quello che sta dietro alle vasche dei delfini, tutto quello che c'è, quindi è un'occasione che non capita a tutti. Io adesso do il benvenuto a Getto che apre sempre queste nostre serate, gli diamo una targa che ogni anno facciamo diversa, vediamo, poi voglio la foto a casa tua di tutte le targhe, 11 ormai. Grazie, grazie, lo ringrazio. Grazie Umberto. Va
abbiamo finito, e gli passo la parola. Bene, grazie. Sì, è 11 anni che ci vediamo e vi assicuro che sarò sempre presente rispettando un principio che mi sono dato con voi il primo anno, 11 anni or sono, che era quello di creare in questo luogo della Lega Navale, che era il luogo più consono per questa operazione, un luogo di riflessione. Un luogo di riflessione sulla cultura del mare, perché Chiavari è una città sul mare oppure una città davanti al mare. Ecco, io non ne sono del tutto convinto che siamo una città sul mare, forse siamo ancora in gran parte una città davanti al mare, perché il nostro rapporto con la cultura marina è sempre stato un rapporto molto faticoso e frammentario. Lo vediamo. Anche per ricostruire il profilo della Lega Navale di Chiavari non è facile e fatichiamo molto. E dicevo, il soggetto del mio inizio della frase era: sarò sempre presente sino a quando riuscirò a trovare dei temi che mi permettano di raccontare una parte della storia della nostra collettività legata alla cultura del mare. Ecco, perciò non ci rinuncio, continuo a studiare, a ricercare per potervi portare qua da voi delle sintesi di dati che ci possano illustrare una parte della cultura del mare. Il titolo di quest'anno è assolutamente marino, vedete c'è Andrea Doria, l'Istituto Nautico Andrea Doria di Chiavari, la nascita del sistema scolastico nella nostra città. Ecco, anche qui una riflessione. Chiavari, l'abbiamo letto ancora negli ultimi giorni sui giornali, c'è sempre un adeguamento delle scuole a essere vicini all'attualità della richiesta dell'istruzione. Guardate che non c'è niente come l'istruzione che ha bisogno di essere adeguata ai tempi. E questo adeguamento, avete visto, forse falliremo l'apertura di un liceo linguistico a Chiavari, proprio in un momento in cui la lingua, in particolare l'inglese, sta diventando quella che è la lingua che permette di mettere in rete tutto il mondo. Ecco. Questo per dire che cosa? Che nel momento in cui i chiavaresi hanno intuito che l'investimento in pubblica istruzione era l'investimento più importante per far crescere la città, vedrete come ve lo dimostro, parimenti e con le stesse date, guardate, oggi non l'ho fatto, apro una piccola parentesi e la chiudo subito, l'investimento in cultura a Chiavari era elevatissimo, noi avevamo 9 teatri, l'abbiamo rasi al suolo tutti, e il più bravo di tutti a radere al suolo i teatri è stato il comune di Chiavari, che era il proprietario dei teatri. Ce n'è rimasto più uno e tra pochi giorni il cantiere è un anno che è chiuso. Perciò riflettete su questi profili che abbiamo a disposizione. Guardate che la perdita di un bene culturale come il Teatro Cantero vuol dire che siamo già non sull'orlo del baratro, siamo già un po' più in là. È ancora possibile salvarlo, ma avere una città come Chiavari che ha perso da 9 teatri a non averne nemmeno uno, e qui faccio sempre un esempio, che lo ribadisco anche questa sera. C'è una città come numero di abitanti simile a noi che si chiama Spoleto. Spoleto ha 9 teatri, non ne ha demolito nemmeno uno. Loro fanno il Festival dei Due Mondi e vi assicuro che se andate negli Stati Uniti, da qualsiasi parte, dite Spoleto in Italia, il Festival dei Due Mondi. Ecco, noi invece non abbiamo saputo approfittare e vi assicuro, e chiudo la parentesi, che il futuro della cultura è una cultura capace di essere un'alternativa forte alle economie che sino ad oggi ci hanno dimostrato di aver fallito. Cioè, perciò non sto parlando di cultura come gestione del tempo libero, Guardate che poter creare nell'ex tribunale di Chiavari il palazzo ducale del Tigullio vuol dire poter fare dei progetti da portare centinaia di migliaia di persone a Chiavari. Perciò o entrano all'ordine del giorno dell'agenda queste cose, o se no torniamo indietro nel tempo. Allora partiamo in questo viaggio, la prima slide incomincia a porre un tema che è quello che affronterò: 800 chiavaresi tra novità istituzionali e nuovo sviluppo economico. Ecco, voi avete davanti ai vostri occhi la prima grande novità istituzionale. Noi lo diamo per scontato, il municipio. Il municipio a Chiavari c'è da pochissimo tempo, non abbiamo ancora compiuto 200 anni che c'è il municipio. Prima c'erano altre forme istituzionali dove non era assolutamente previsto
la partecipazione della gente. Col municipio cambia tutto, sono i francesi durante il periodo napoleonico che ci suggeriscono questa nuova soluzione amministrativa. Io dico suggeriscono perché mi ci vorrebbe qualche ora a spiegarvi il processo per il quale si arriva alla nascita dei municipi e all'articolazione di un nuovo modo di governare il territorio, di cui Chiavari sarà una sorta di capoluogo di provincia tra Genova, Sarzana, Pontremoli, un entroterra che andava oltre l'Appennino, nella zona dell'Appennino reggiano, e rientrava in un territorio vastissimo di cui Chiavari era il capoluogo di questo territorio, anzi di questo dipartimento degli Appennini. E se voi vedete, si vede il comune e alle spalle si intravede la cittadella, che è il vecchio comune, tra virgolette, dove stava il podestà. Sono i francesi anche qui che ci dicono: guardate che chi amministra il comune non può governare la giustizia. La giustizia va governata da un'istituzione che è assolutamente autonoma, perché se quelli che amministrano rubano, poi come fanno a condannarsi da soli? Non avverrà mai. Allora bisogna che nasca il tribunale. Nasce il tribunale, e come si chiamerà il tribunale di Chiavari? Tribunale circondariale, cioè un tribunale che abbraccia un territorio vastissimo, ahimè l'abbiamo perso, non c'è più, è a Genova, e guardate che queste perdite finiscono di massacrare il territorio, perché noi avevamo competenze di giustizia in luoghi che non appartengono alla provincia di Genova: Varese Ligure, Maisana, sono in provincia della Spezia, però erano accorpate a Chiavari perché avevano una forte omogeneità culturale, di viabilità che mettevano in relazione questo territorio. Perciò sappiate che quando perdiamo queste istituzioni, spacchiamo definitivamente delle relazioni che per ricrearle ci vorranno dei processi lunghissimi, di decine di anni, e vedrete adesso quanto tempo ci è voluto per creare queste relazioni. E il nuovo sviluppo economico qual è? La città sta cambiando profondamente proprio perché ha acquisito questi nuovi ruoli istituzionali. Adesso vi illustrerò dei mestieri, delle attività commerciali. Tutti questi dati vengono, l'amico De Martini l'altro giorno, aspetta, preoccupato, mi ha chiamato, mi ha detto: ma c'è delle parole che c'è un errore di battitura. No, io ho scritto i mestieri come li scrivevano durante il censimento della cattedra ambulante di agricoltura, che era una sorta di camera di commercio in miniatura che stava dentro la società economica di Chiavari, che censisce il territorio, conta le persone, articola i mestieri, e sulla base di queste novità che verificheremo assieme, che ci sono, leggibilissime rispetto a qualche anno prima, nascono le nuove esigenze socio-economiche e politiche della nostra comunità, che avrà, arrivando al 2018, tra pochi giorni, 2019, tutte le scuole di ogni ordine e grado. Tutte le scuole di ogni ordine e grado, proprio perché si parte da qua. Vediamo. Allora, il primo dato è: qual era il PIL, il prodotto interno lordo? Allora, Chiavari c'erano, in una città di circa 8.500 abitanti in questo periodo, c'erano 1.046 uomini che lavoravano nell'agricoltura. Era una quantità enorme. Il mio amico Berto di Zoagli, 3-4 anni fa, mi ha telefonato, mi ha detto: alle spalle di Zoagli era morta una mucca. Te lo ricordi che mi avevi telefonato per dire? Ecco, quella mucca lì era l'ultima mucca di circa 12.000 mucche che facevano parte del patrimonio zootecnico dell'allevamento delle mucche per la produzione del latte solo sulla costa. Morendo quella mucca lì, quando mi ha telefonato Berto, siamo arrivati a zero, non ce n'è più nemmeno una. Perché? Perché oggi, con i mezzi di trasporto, c'è una risposta, c'è una risposta anche molto razionale. Abbiamo perso la cooperativa del latte, non c'è più, noi avevamo proprio dei luoghi di raccolta di questi beni primari che tenevano in vita e custodivano il territorio. Erano pochissime le frane e i danni
ai danni all'ambiente in questo periodo, perché l'ambiente era tutto gestito da queste persone che erano sì contadini, ma erano degli ingegneri, degli architetti, cioè erano dei geni queste persone qui, capaci a sorreggere questo immenso paesaggio fatto solo a Chiavari di 1046 uomini che lavoravano dove? In un po' di collina, ma soprattutto negli orti. E di 364 donne che lavoravano. Adesso tra un attimo vedrete che quando arriverò a parlare delle attività commerciali troveremo pochissimi besagnini e pochissimi pescivendoli. Perché? Perché questi uomini che gestivano questa immensa pianura dell'Entella, in questo periodo che io vi sto illustrando, la piana dell'Entella tra il quartiere degli Scogli e la foce dell'Entella è ancora tutta completamente in opera, gli orti, non c'è ancora questo appesantimento che è arrivato a dei livelli incredibili di cemento che hanno lastricato la nostra città, e il fiume, sia l'Entella che Rupinaro, sfociavano dove lo decidevano loro di sfociare, non erano obbligati a essere inchiodati dove l'abbiamo inchiodati. Io in questi giorni sto facendo un lavoro per riordinare, che verrà pubblicato a marzo del prossimo anno, per riordinare l'archivio di Foto Mariuccia. E nei primi anni 60 è fortissimo il dibattito per la copertura del Rupinaro, cioè si chiedeva con forza di chiudere il Rupinaro per poterci parcheggiare le macchine sopra, cioè le automobili ci hanno proprio portato a fare delle scelte disastrose per la gestione del nostro territorio, ecco. E qui ci sono dei dati che ci permettono di vedere com'era invece una Chiavari nella quale i protagonisti veri erano questi uomini qui. Industria tessile, qui una riflessione, industria tessile, questo è quel che rimane dalla grande rivoluzione dell'industria tessile che arriva proprio tra la fine del Settecento e il primo dell'Ottocento, quando i giacobini aboliscono le corporazioni, perché con le corporazioni che mettono radice nella Genova medievale erano talmente potenti, soprattutto la volta della seta dei tessitori era una delle corporazioni più forti che c'erano, ed era vietato, c'era proprio un monopolio, non è che uno si comprava un telaio e si metteva lì a fare la seta, no, era vietato, non si poteva, avevano in mano pochissime persone a Genova la volta, la quale era talmente potente che aveva una propria magistratura, e i magistrati della volta della seta, se era necessario, potevano arrivare a condannare le persone a morte per i reati legati, perché erano degli interessi economici enormi che giravano intorno al commercio della seta, dei velluti e di tutte le altre, delle tele, dei cotoni, dei lini, di tutta la varietà di produzione che c'era su questo territorio. Qua siamo già in una fase calante, ma questo numero si è stabilizzato. Perché? Perché abolendo le corporazioni, le donne e gli uomini che a Chiavari lavoravano i telai, com'era il loro rapporto con Genova? Veniva solitamente una volta al mese un commissario dalla volta della seta e portava dei semi lavorati sul territorio, delle materie prime, che venivano ritirate a lavoro compiuto. In pratica era un lavoro a domicilio, no? Dove si guadagnava anche piuttosto bene, si poteva lavorare in casa, perciò non c'era questioni meteorologiche, di attacchi di insetti nell'agricoltura, erano soldi abbastanza certi. Con la liberazione totale, cioè con la perdita delle corporazioni, a chi ha un telaio non sa chi è il mercato, cioè non conosce chi sono i committenti di questo mercato, perciò il numero si restringe, ma si stabilizza e nasceranno il cotonificio De Ferrari sul rettilineo di Cavi di Lavagna, le filande nell'entroterra, la famosa filanda di Borzonasca, cioè degli impianti industriali di notevole importanza che daranno da lavorare anche a centinaia, migliaia di persone, ma lì siamo già in una fase di rivoluzione industriale, cioè con l'energia elettrica, il vapore a disposizione, macchine, telai ormai meccanizzati. Noi abbiamo a Chiavari tessitori di lino e
cotone 149 donne, di velluti e seta 51 donne. Ecco, noi tradizionalmente diciamo che la capitale di queste lavorazioni era Zoaglie l'Orsica. No, non è così, è che a Zoaglie l'Orsica si è mantenuta questa tradizione, ma non c'era comune nel Tiguglio, soprattutto comuni di cultura contadina. Nell'entroterra era ancora più forte, perché finalmente i contadini trovavano un lavoro difficilissimo, massacrante, spesso che oltre che la fatica dava ben poco altro. Invece qui si ha un mestiere che porta la possibilità di monetizzare un po' il proprio lavoro. Altre attività, 19 donne. Cosa sono le altre attività? Sono quelli che preparano i semilavorati, gli orditi, gli scardassatori, cioè c'era tutta una varietà di mestieri che rotuavano intorno ai telai. Frangiai 68, tintori 3. Tintori ci fa capire che c'era anche una capacità di entrare all'interno del prodotto, cioè c'era delle tintorie che preparavano anche i colori su tinta, e perciò delle specializzazioni molto più avanzate che non solo il lavoro al telaio. Sarti, ecco, qui ci fa capire che Chiavari sta cambiando qualcosa, 105 sarti da uomo e da donna. Cosa significa questo? Significa che l'ho tenuto proprio su questo mestiere, da dirlo, ma qual è la nuova categoria che sta mettendo fondamenta e sarà la categoria poi pioniera per il futuro di Chiavari? È la borghesia. La borghesia, cioè quella Chiavari che incomincia ad avere qualche quattrino di più in tasca, delle buone idee espansive, incomincia a capire che ci si deve vestire, si devono avere a disposizione alcuni prodotti e lo troveremo anche in altre categorie commerciali tra un attimo, ed è la borghesia soprattutto che alimenta un mercato fatto da questi sarti in un momento in cui non esistono le fabbriche che costruiscono i vestiti. Cioè ci abbiamo delle stoffe e dei tessuti, ma non c'è la Lubia, non c'è la Marzotto che faranno della fabbricazione dei vestiti un'industria nazionale. Perciò a Chiavari, se tu ti volevi far fare un paio di pantaloni e un cappotto, dovevi andare da queste persone. Queste persone lavoravano per un indotto vastissimo, perché Chiavari era il capoluogo di questo territorio e soprattutto forniscono questa, vogliamo usare la parola, forniscono un nuovo fashion, una nuova eleganza a una Chiavari che economicamente sta crescendo, e lo sviluppo economico lo si vede, lo si conferma anche attraverso i vestiti che si indossano. Andiamo avanti, cappellai, ecco, vedete, cappellai l'ho scritto come lo scrivevo, 11. Intanto c'è da dire che tutti gli uomini portavano il cappello e gran parte delle donne portavano, perciò l'industria dei cappelli, io l'ho ancora visto l'ultimo cappellaio a Chiavari, che poi si è trasformato in, adesso se mi viene la parola ve la dico, erano due sorelle in Piazza della Fenice, facevano le plissettatrici all'ultimo, non facevano più le cappellaie, le sorelle Coppello facevano le plissettatrici, avevano una batteria di ferri da stiro di tutte le misure in vetrina. Certamente sono le nipoti del periodo che stiamo parlando in questo momento, però anche queste sono tutte attività legate a questa ricerca di modernità. Prima non ci sarebbe stata la necessità di avere il cappellaio. Modiste 10. Scusami, hai fatto bene a dirmelo, ho fatto l'errore a non dire. I dati di questo censimento sono iniziati intorno all'anno 80 e concludono nell'86 dell'Ottocento, perciò siamo tra gli anni 80 e l'86 dell'Ottocento. Modiste, cucitrici, stiratrici, vedete un numero notevole, perciò vuol dire che c'era anche la necessità di avere un taglio e un cucito di una certa qualità. D'altronde questo mondo, seppur già in difficoltà, era ancora in piedi alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Io mi ricordo in Corso Garibaldi, sartori, erano soprattutto lì, perché poi si creano, come nei grandi paesi industrializzati, dei piccoli comparti, cioè quelli che fanno quel mestiere sono in spazi ridottissimi, erano in Corso Garibaldi questi qui, c'era il sarto Croci, erano lì, avevano la bottega piano di
strada e li vedevamo. Calzolai e ciabattini, il numero è alto, 161. Anche qui ribadisco lo stesso concetto di prima. La scarpa diventa un bene comune che più o meno tutti possono avere, o perlomeno ne hanno un paio, e bisogna produrle, non ci sono le fabbriche di scarpe. Perciò questi 161 erano addetti alla produzione delle scarpe per la popolazione di questo territorio. Anche qui una spinta in avanti dell'economia. Vi faccio notare, io sono nato... Prego? Per imparare a fare questi lavori non abbiamo i dati precedenti che senz'altro ci avrebbero confermato un effetto di strascinamento, cioè dei numeri in crescita, e i numeri cresceranno ancora. Ti posso dire che cresceranno sino a dopo la fine del primo conflitto mondiale, quando nella ristrutturazione economica della fine della prima guerra mondiale incominceranno a nascere complessi industriali dove questi prodotti vengono costruiti su grandi numeri, allora incominciano a flettersi. Perché? Perché costano di meno. Soprattutto è il costo che... Io vi posso dire che sono nato nel 52, quando al sabato e la domenica andavamo con i miei genitori in campagna, si faceva la tappa a Borzonasca dai fratelli Pesce. Io avevo una formina di legno, mi compravano un paio di scarpe all'anno a me e ai miei fratelli, si facevano lì, non si compravano nei negozi, e questa cosa la ricordo che è andata avanti per parecchi anni. C'era proprio una piccola fabbrica di scarpe con degli artigiani che lavoravano dentro. Ombrellai 1, lavandaia, guardate il numero della lavandaia è impressionante, ecco. E sono c'è anche da dire un dato: per avere questo ci vuole l'acqua corrente, no? Perché è proprio tipico della lavandaia. Anche qui vi do un dato economico e sociale: il primo acquedotto di Chiavari bisogna aspettare il 1924, perché l'acqua corrente non c'era. Difatti Chiavari è uno di quegli agglomerati urbani con una forte antropizzazione che sarà colpito dal colera nei primi anni dell'Ottocento, perché è proprio un automatismo dalla città che cresce e non si riesce ad adeguare ai servizi igienici, perché l'acqua delle Sigogne la si beveva, però un po' più là c'era i pozzi neri e il vibrione, si mescolava tutto. Questo dato però ci fa capire che era un servizio vasto, anche qui dalla lettura dei dati riesco a intuire un po' il mestiere com'era. Al mattino c'era proprio un passaggio con delle carriole, dei carretti per strada, venivano raccolte gli indumenti, andavano all'entella dove c'era proprio delle appostazioni fisse, venivano lavati questi indumenti e alla sera riconsegnati oppure portati dalle stiratrici che abbiamo visto, barbieri e toeletta. Anche questo è una cosa straordinaria che non li avevamo negli anni precedenti. Ecco, qui riesco a leggere dei dati nell'elaborazione di questi censimenti, e i barbieri più antichi, l'ultimo a Chiavari che abbiamo avuto era il Salone Moderno, che poi si è trasformato in un negozio di generi alimentari, però hanno avuto il buon gusto, questa boisserie, di tenerla. Ecco, io ricordo che quando ha chiuso, l'aveva preso il primo a gestirla, era stato Raggio Norberto, che era un mio amico compagno di scuola, io ero potuto entrare dentro e c'era l'armadietto con gli sportellini con i numeri, e ogni numero corrispondeva a un cliente, c'era dentro la parure, c'era il suo pennello, il suo rasoio, non si usava un rasoio per tutti. Anche questo è l'indicazione di una società che si sta affinando sempre di più e richiede dei servizi più alti, che prima quasi non esistevano. Andiamo avanti in questa nostra ricerca. I negozi di commercio in testa troviamo granaglie e cereali. Perché? Perché si producevano su questo territorio. Le granaglie e i cereali erano fortemente prodotte su questo territorio. Oggi noi andiamo nei supermercati, compriamo un pacchetto di farina, ma abbiamo cancellato dalla nostra mente del chiederci da dove viene. Ecco, un tempo non ci sarebbe stato problema. Il 100% di questi prodotti era
di un territorio molto, molto stretto. Ecco, il culmine della produzione della farina era tra Varese Ligure e Santo Stefano d'Aveto. Ecco. E come vedete, i mugnai, solo a Chiavari c'erano 5 impianti di mugnai, cioè di addetti alla preparazione delle farine. Panettieri e fornai, vedete, questi sono tutti produttori, sono numeri alti, ecco, anche perché la produzione avveniva coi forni a legna, perciò piccole quantità ed economie molto ristrette. Vermicellai, ecco, i vermicellai sono una delle prime categorie che si sindacalizza. Noi arriviamo ai primi del Novecento, quando a Chiavari, anzi vi confermo la data perché è una delle cose che mi riempie più il cuore di gioia, la scorsa settimana c'è stata un'importante iniziativa dalla CGIL qua a Chiavari e mi hanno commissionato uno studio, ci ho messo più di un anno a portarlo a termine, per riuscire a datare la nascita della Camera del Lavoro a Chiavari, che nasce nell'aprile del 1907. I più battaglieri in quel periodo erano i vermicellai, che lottavano per il lavoro notturno, per avere delle condizioni, perché lavoravano 24 ore su 24, sono quelli che fanno la pasta ai vermicellai, non c'era la barilla e la pasta era già un genere alimentare molto diffuso, che era forse, direi, al centro dell'alimentazione nostra, e i vermicellai lavoravano su più turni, c'era proprio delle fabbriche degli artigiani, fabbrica a Chiavari, e la lotta dei vermicellai è una lotta forte, come la prima lega che si forma all'interno della Camera del Lavoro è proprio la lega dei panettieri, perché erano anche questi mestieri molto usuranti, molto faticosi e terribilmente mal pagati, perciò nascono qui le prime rivendicazioni del mondo del lavoro. Confetterie, ecco, vedete questo numero, questo è forse il numero più di ogni altro, confetterie, e fra un po' parleremo anche dei caffettieri, lo vedete qui in fondo, questi sono i mestieri più richiesti dalla borghesia, cioè la borghesia ama cominciare a vivere la città in un modo diverso, si va in confetteria per gestire anche degli spazi della nostra giornata, guardate che la conquista degli spazi pubblici, e gli primi spazi pubblici a Chiavari li costruiamo negli anni 30 dell'Ottocento, quando nel piano dell'ornato e di ammodernamento della città, per progettare Piazza Nostra Signora dell'Orto, si usa una frase che io la trovo straordinaria: questa sarà la piazza per il pubblico passeggio. Ecco, vuol dire che c'è una nuova categoria in città, scusate se ve lo ripeto in continuazione, nessuno avrebbe mai pensato al pubblico passeggio. Invece sta cambiando la vita e c'è anche la possibilità di sedersi su una panchina in una piazza così bella, alberata. La descrizione dell'alberatura della piazza quando la fanno è una descrizione molto complessa, che alberi ci vanno messi, come vanno messi, chi li curerà, proprio perché sta cambiando il ruolo della città. Non a caso le tre grandi piazze di Chiavari nascono tutte e tre nello stesso periodo. Quella nasce da una messa a dimora e una qualificazione di uno spazio che c'era già, e quando arriva il più grande aspetto della rivoluzione industriale che ci riguarda, che cos'è? L'arrivo della ferrovia. La ferrovia dove l'abbiamo messa? Proprio in asse con la piazza, davanti alla piazza. La ferrovia era come l'aeroporto in quel periodo, perciò era una grande conquista. Da lì si prendeva un treno e si poteva quasi andare in giro per tutta l'Europa da Chiavari già in quel periodo, perché siamo già collegati con Spezia e si scende, la linea Genova-Torino era attiva già da prima e Torino era collegato con Modane, e con Modane c'era tutta l'Europa. Ecco, perciò pensate che momenti straordinari stava vivendo la nostra città. Commestibili 31 e 18, macellai, vedete, sono numeri un po' più piccoli perché erano dei cicli integrali, il macellaio non era come adesso che taglia le fettine, erano proprio dei commercianti che macellavano, preparavano l'animale, c'era i macelli a Chiavari, erano proprio qui vicino, subito dopo qui il convitto delle Giannelline c'erano i macelli. Ecco, andiamo avanti, pescivendoli e verdurieri, su questo mi vorrei soffermare, perché abbiamo visto quel numero di prima, 1000 erotti, no? Ecco,
non esisteva proprio un mestiere del besanino, del pescivendolo, perché molto spesso alcuni al censimento, si capisce leggendo i documenti, io faccio anche il pescatore, però sono un ortolano, ma fa più il pescatore o più l'ortolano? Dipende dalla stagione, se c'è una buona stagione faccio più l'ortolano, però se il mare viene buono vado anche a pescare. Vi faccio notare che la nostra costa e gli orti, la zona degli scogli, era un po' un tutt'uno, ecco, non c'era una divisione netta. E questi che pescavano commercializzavano il pesce così come lo vediamo nella pesca minuta, cioè la barca arrivava a terra, non c'era bisogno del negozio dove si vendeva il pesce. Vi faccio notare una cosa, i pescivendoli oggi hanno il pesce tutto l'anno. Io quando ero bambino che andavo da Mirko, da Del Santo, se c'era mare grosso stava chiuso una settimana, erano chiusi i pescivendoli perché commercializzavano il loro pescato. E adesso che il pesce è da allevamento, lo si prende da qualsiasi parte del mondo, capite quanto è cambiato? Questi erano persone invece che facevano gli ortolani e a seconda della gestione della stagione, dell'economia del periodo, decidevano se fare gli ortolani o i pescatori. Tutto e vendere. Tutto, no, zero, meno di zero, meno di zero. Trattori ed albergatori, ecco qui anche gli osti. Se noi andassimo indietro di 50 anni rispetto a queste date, troviamo le relazioni di un grande cartografo, quello che ha fatto quella cartografia lì, che si chiamava Matteo Vinzoni, che quando viene a Chiavari descrive l'economia della giornata, no? E la riferisco proprio a trattori, albergatori e osti. Dice, ci hanno dato delle uova che non erano fresche, rompendole quasi scappavano dal piatto le uova. Siamo andati a dormire, avevamo paura perché le cimici ci mettevano a posto loro le lenzuola. Ecco, c'è una descrizione di un livello bassissimo. Gli alberghi invece cambia. Gli alberghi cambia perché con la ferrovia è già arrivata, incominciano a non esserci più degli ospiti occasionali che si beccano quello che c'è. Incominciano a esserci degli ospiti che richiedono. Difatti, se io vado a vedere la pubblicità dei primi alberghi del primo Novecento, Giardini, il Moderno, il Negrino, sono date un po' dopo rispetto al primo Novecento, però troviamo che si ostenta acqua corrente in ogni stanza, no, si fa vedere che c'è, si sta bene in questi alberghi qui, e Chiavari aveva un gran numero di alberghi, un po' come i teatri. Abbiamo scelto di non essere una città turistica perché si dice ma Chiavari non è, no, abbiamo scelto di non essere una città turistica perché noi avevamo un grande albergo come il Negrino e nel 63 l'abbiamo raso al suolo. Io ero un bambino, lo guardavo affascinato, è venuto giù tutto. Li avevamo gli alberghi, era bene, l'abbiamo rasi al suolo, perciò quando voi sentite dire ma Chiavari città turistica, abbiamo scelto di non essere una città turistica, perciò sta scritto nelle cose. Caffettieri, ve l'ho detto, questa necessità nasce sulla fine dell'Ottocento, De Filla, oggi noi lo vediamo lì, in realtà De Filla apre come Teatro Eden sull'angolo di Piazza Roma, apre in società con altri, poi si trasferisce, vendeva prodotti coloniali e lentamente prende l'angolo e poi prende tutto drogheria prima e prende tutto il palazzo. Perché? Perché c'è grande richiesta di questo genere di prodotti. Andiamo avanti. Abbiamo ancora un paio, ancora uno, e poi entriamo nella scuola, perché vedrete che l'ultimo dato è quello che ci lega alla scuola. Manutenzione delle strade, questi sono i muratori, gli ebanisti, le seggiole, i tornitori, indoratori e verniciatori. Ecco, su questo gruppo, a Chiavari si incomincia a costruire case in una maniera completamente diversa. Ve ne cito una, la casa più appariscente di questo periodo, siamo un po' dopo a questo dato di censimento, però c'è già la richiesta di case di un certo tipo. Quando verrà costruita Villa Giorgi, nella salita delle Giannelline, tenete presente che aveva il cinema privato la Villa Giorgi, cioè il proprietario di casa, finito di dare il pranzo ai suoi ospiti, scendeva al piano di sotto e si vedeva il cinema, tanto per dirvi a che livelli eravamo, a Chiavari, si vedeva il cinema.
Per fare Villa Giorgi, che ha una complessità architettonica che avete tutti un po' davanti a voi, fanno un modello in scala 1 a 20 per vedere se riescono a farlo. E su quel modello si sviluppano tutte delle nuove tipologie di lavoro che diventano i grandi falegnami di Chiavari, che c'erano già in parte, ma si specializzano a nuove attività, perché bisogna fare tutto, bisogna fare i portoni, i corrimano delle scale, le finestre, i pavimenti di legno, perché c'è una committenza che richiede quelle cose lì. Non si abita più nel centro storico dove non c'era nella cucina e nel gabinetto, ma c'era Urunfo e Ulego. C'è una casa diversa. C'è una casa diversa, ci sono le toilette, si chiamano così da questo momento, c'è la sala da pranzo, c'è la cucina, ci sono le camere da letto e c'è il tinello dove si sta a discutere. Cioè cambia proprio l'economia e anche completamente la cultura della città. Ma Teresa e Tappezzieri lo confermano, non si dorme più con quel letto che ci ha descritto Matteo Vinzoni. Ma c'era il materassaio, io il materassaio me lo ricordo benissimo, l'ho ancora visto da bambino e mi ricordo che c'era due tariffe. La nonna diceva, si lavava la federa del materasso e veniva la custode del casello che c'era lì in via Prandina, lei era la materassaia, se veniva sgarbossa portava quell'attrezzo coi chiodi, veniva il giorno prima a portarla, cardava. Invece se veniva questa signora del casello aveva due bacchette e batteva la lana, la batteva e se si fermava a mangiare a mezzogiorno si risparmiava. Mia nonna la faceva fermare a mezzogiorno perché si risparmiava sulla tariffa e alla sera si ridormiva sul materasso rifatto, era finito. Andiamo avanti. Carri, vettura, a cavallo, selai, maniscalchi, questo perché le carrozze sono ancora il mezzo di trasporto più importante, ma non solo, questo è quello via terra, ecco quello via terra. Vi faccio un esempio, nel momento in cui finisce il profondo medioevo chiavarese e nasce la moderna urbanizzazione, una grande famiglia come Falcone Marana, che avevano il palazzo nella zona retrostante sull'asse Ravaschieri-Viaraggio, loro costruiscono tutto quel quadrato di palazzi che ci sono davanti e vogliono entrare con la carrozza da Carugio Dritto. Allora, se voi guardate dove c'è il fiorista in Carugio Dritto, c'è un cancello, quello è un falso passaggio progettato dai Marana, serve perché io passo con la carrozza in Carugio Dritto e entro nel mio palazzo attraversando in realtà il palazzo è dietro e davanti al palazzo ha fatto quelle esedra, anche i pilastri sono davanti, avvicinati e c'è quell'esedra di dietro che accompagna. Questo serviva proprio per dimostrare una nuova condizione sociale. Non solo, le ville dei Mericani, così diceva Machiavari, sono tutte quelle ville che verranno realizzate e hanno tutto un elemento, il mirador, la torretta. Perché? Perché i ricchi dei luoghi da dove provenivano, per confermare la loro ricchezza, magari oggi noi la confermiamo con un bel orologio, una bella automobile, all'epoca si faceva la casa col mirador, con questa torretta. Perciò se guardate in via Millo, la zona delle villette hanno quasi tutte, oppure altre zone di Chiavari, no? Hanno questo segno distintivo che viene da questa cosa qua. E tutto il resto, e qui abbiamo già la prima parentesi che ci avvicina un po' all'istituto nautico, perché sono questi 45 costruttori di navi e di barche a Chiavari che si faranno protagonisti della richiesta, cioè che la sollecita un numero notevole, 15 calafatai, 3 costruttori di attrezzi, erano microfonderie che facevano tutti gli ottoni, tutto quello che serviva, e questi mestieri in fondo che vedete dimostrano ancora una volta che le produzioni erano davvero come il cibo, anche l'artigianato era a chilometro zero, cioè era necessario avere qui sul posto queste micro forniture artigianali. Oggi non sarebbe più così, non importa da dove viene la ghisa, l'importante è che ce l'abbia a magazzino, poi io la lavoro e la rivendo. Andiamo a... prego. Costruttori 45, ma cosa si intende? Persone che erano capaci... No, 45, 45 opifici. Opifici, sì. Andiamo avanti.
strumenti musicali e ottici. Qui dentro c'è, nella parte terminale dell'Ottocento, un giovane liutaio che diventerà uno dei più grandi liutai del mondo, era a Chiavari, si chiamava Giuseppe Castagnino. Oggi avere un violino del Castagnino vuol dire avere in casa diverse migliaia di euro. Muore nei primi anni 60. Gli orologiai, la carta, le tipografie, i prodotti chimici, ceristi. Soffermiamoci un attimo sui ceristi. Ceristi erano due, è un numero che è apparentemente piccolo. No, non è piccolo. Uno era Bancalari, che c'è ancora. L'altro era, all'epoca si guadagnava più soldi con la cera che non con la farmacia, era la farmacia Bella Gamba, che nasce come cereria, diventa dopo, quando la cera incomincia a declinare, perché poi a un certo punto arriva la corrente e quelli delle candele serve solo per l'indotto, soprattutto per l'indotto religioso. Perché due soli? Perché ricordiamoci che la fonte più grande di fornitura di luce per la notte non erano le candele se le compravano le persone, più era l'olio lampante, perciò quelle migliaia di alberi d'ulivo che vediamo intorno, oggi noi richiediamo una grande qualità dell'olio e oggi ce l'abbiamo. Nei tempi passati era Quintana, ecco, perché serviva soprattutto per fare la luce di notte. Questo non vuol dire che non lo usassero allo scopo alimentare, anzi è come, assolutamente, però veniva molto da lì. L'ultima riga degli armatori, dei capitani marittici e dei marinai barcaglioli, l'ho voluta solo questa articolare negli altri comuni. Guardate quante persone di mestiere facevano il barcaiolo. A Chiavari 161, a Zoagli 270, 305 a Sesti, il Rappallo 281, Santa Margherita 429, Portofino 116. Perché? Perché questi erano quelli che si occupavano di tutto ciò che riguardava trasporto di cose, merci e persone all'interno del Golfo del Tigullio. Si andava anche con le barche e di mestiere questi facevano i barcaiuoli. Incominciano a declinare quando la rete di terra della... Questo è un periodo in cui la strada sul mare non è ancora del tutto agibile, eh? E soprattutto vedete Zoagli quanto ancora è difficile andarci. Già all'epoca si parlava di una strada sul mare per Zoagli, non è mai stata realizzata, ecco, proprio per la difficoltà a poterla costruire. Andiamo avanti, adesso entriamo ancora una volta in una serie di dati che ci permettono di completare definitivamente il quadro. Chiaramente preti ce n'erano tanti a Chiavari perché c'era la curia, che nasce proprio di lì a poco, non è ancora definitivamente nata, ma è un processo che si sta consolidando. I professionisti, avvocati, notai, medici, farmacisti, veterinari e levatrici. La levatrice una, ma era preziosissima, perché in questo periodo la legislazione sulla nascita dei bambini era terribilmente carente, perché il ruolo marginale della donna lo si conferma in queste ricerche anche. Una donna da sola non poteva riconoscere un proprio figlio. Il figlio partorito da una donna sola era un figlio illegittimo e le levatrici facevano da tramite tra la donna che ahimè non poteva riconoscere il figlio e l'ospedale degli esposti, che a Chiavari c'era, in questo periodo c'è, del periodo che lavora di più, ed era in via Ravaschieri. E la levatrice era la persona autorizzata, poi c'erano anche la ruota e altri sistemi, ma diciamo che la consegna, tra virgolette, più legale era quella di consegnare il bimbo dopo il parto alla levatrice, che si faceva carico di registrarlo e poi di consegnarlo all'ospedale degli esposti. Ultima slide per poi entrare nella scuola. Questi sono gli ultimi mestieri che ho analizzato. I due fotografi, vi posso dire anche chi erano Borzone e Migone. Borzone è il primo grande fotografo di Chiavari, è quello che porta l'arte fotografica a dei livelli commerciali straordinari. Lui è il primo che riesce a fare le foto a colori, perché le dipingeva a mano. Noi abbiamo in Società Economica un fondo Borzone dove ci sono conservate delle cartoline, soprattutto alcune dei vari che avvenivano al quartiere Gotuzzo, dove lui sulla foto del vario in bianco e nero metteva tutte delle freccette coi colori che si sarebbero dovuti inserire all'interno della fotografia
e riusciva a fare delle cartoline che si vendevano, erano preziosissime. Oggi le facciamo col cellulare, capite che nessuno manda con WhatsApp. Io ho questo momento, mia nipote è a fare uno stage a New York, 2 o 3 volte al giorno mi arriva le foto da New York, nessuno va dal fotografo a New York, capite? Cioè è finito tutto questo periodo qua. Allievi delle scuole, l'ho lasciato per ultimo perché è quello che dà il risultato più eclatante. Abbiamo visto dei numeri importanti, siamo partiti dai primi mestieri dei contadini. Vediamo un po', in tutto questo quadro che vi ho ricostruito, quanti andavano a scuola? Cambiamo, abbiamo 609 scolari e 698 scolari. È un numero altissimo, è un numero altissimo. E da che cosa deriva questa scolarizzazione così forte? Tenete presente che in Italia arriveremo a avere ancora la piaga dell'analfabetismo negli anni 50, vi ricordate? Non è mai troppo tardi, no? Però questo è un dato, 60, è un dato, 60 anche, 60. Sì, sì, questo è un dato impressionante. Perché? Vediamolo, entriamo un po' nello specifico di come nasce, prego, un'altra diapositiva. Allora, il 16 settembre del 1700, questi sono dati che io restituisco per la prima volta, perché vi illustro un po' come è nato il cammino della scolarizzazione a Chiavari. Il 16 settembre del 1737, Giobatta della Torre, qui siamo, queste sono le scuole che chiamiamo della Torre, perché? Perché lui che lascia al comune una parte del patrimonio perché vengono fatti dei corsi elementari gratuiti. Ecco, qui mi soffermo un attimo anche perché ci sono in sala degli amici che hanno fatto gli insegnanti e vorrei essere molto preciso. Non intendiamo queste scuole come le intendiamo oggi, ecco. Non si può pensare alle elementari con la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, poi 3 anni di medio. Non era così, eh. Era questi, elementari significa del livello più basso. Per avere la scuola strutturata un po' come la vediamo oggi, ci vuole le prime grandi riforme del periodo post-unitario, Casati, la riforma Casati, e poi arrivare alla Gentile che rivede tutto l'intero impianto scolastico e ce lo porta un po' più o meno come ai nostri giorni. Perciò questi dati vanno letti con molta cautela e attenzione. La scuola che viene aperta, qua la vedete non è ancora sopraelevata, viene affidata ai padri scolopi. Prima viene data per un brevissimo tempo ai padri somaschi, che sono quelli della Cervara, sono gli Emiliani a Rappallo e sono i padri somaschi a Rappallo a fianco alla chiesa di San Francesco. Perciò erano dei sacerdoti che erano già sul territorio. Viene data agli scolopi. Andiamo avanti. Nel 1741... la moglie di Della Torre, la signora Maria Benedetta Maschio, una donna che viene da Borzonasca, il cognome lo denota, devolve al comune un nuovo lascito, lascia dei nuovi quattrini che vengono integrati 8 anni dopo da Ambrogio Antonio Galupo, che fornisce i mezzi per completare l'intero arco di studi e dotare la città di un corso che permetteva di essere individuato come preuniversitario. Ecco, anche questo non è che facevano l'esame di maturità, eh? C'era tutta una serie di nuovi gradini di scuola che permettevano di incominciare ad andare a Genova, se no non si spiegano quegli avvocati e quei notai e quei medici che abbiamo letto, numeri piccolissimi, eravamo sopra le 10 unità, eh? Però si incomincia da Chiavari a poter col treno andare a Genova a frequentare l'università. Ecco, in questo quadro, la società economica istituiva sin dal 1791 corsi per avviare al lavoro le ragazze. Queste sono le IPAB, sono gli artigianelli, sono poi tutte quelle strutture che abbiamo a Chiavari che si creano in periodo storico, ecco, quando le ragazze avevano grande difficoltà a entrare nel mondo del lavoro e la società economica si fa carico di corsi di prescolarizzazione per riuscire a preparare. Nel 1820 la prima scuola d'ornato e architettura, anche qui non si usciva architetti, si usciva ecco, poco di più, non di più di quello. E nel 1840, questa è la grande rivoluzione perché si va verso il basso,
perché a Chiavari in questo periodo c'è una grandissima forza lavoro e incominciano a lavorare anche le donne, come vedremo, e i bambini incominciano ad avere la necessità di avere un luogo di preistruzione, nasce l'asilo infantile. Ecco, per farvi vedere l'asilo infantile, questi sono i disegni originali che ho trovato negli archivi di quello che verrà realizzato nel 1906, che lo vedete, quello che poi diciamo la sede del classico, in realtà il classico è l'ultimo che ci va dentro, prima ci passa tantissime altre scuole che adesso vi illustro, e questi sono i disegni del progetto che si sono conservati di Riccardo Questa. Riccardo Questa è un grandissimo architetto chiavarese, io voglio, appena sarò in grado, fare una cosa monografica su di lui, perché ha realizzato delle opere straordinarie a Chiavari che i chiavaresi non conoscono. Se guardate un po' bene la pianta, qua riconoscete che le scuole di Via Prandina più o meno sono fatte nello stesso modo, no? Questa H sovradimensionata col giardino davanti e di dietro, con la possibilità di essere allungata e prospettata su due bracci, perciò tante finestre, tanta luce. Guardate che intuizioni che ha questo uomo, no? Ecco, e questo è Riccardo Questa. Andiamo avanti, nel 1849 il comune. Ecco, qui è una cosa importante, fino a questo momento non abbiamo parlato del comune. Con questa iniziativa per la prima volta si ha una scuola comunale, perché le leggi stanno cambiando e i corsi scolastici, per avere poi una sorta di riconoscimento, di parificazione, devono essere prima riconosciuti dal comune, successivamente diventare dei corsi che fanno riferimento alle leggi della monarchia di allora, cioè diventano il Regio Istituto Nautico di Chiavari, la Regia Scuola, perché si fanno riferimento a leggi dello Stato. In questo momento qui questo è a carico della comunità di Chiavari, cioè gestita dal comune di Chiavari. Andiamo avanti. E finalmente nel 1850, e qui metterei un piccolo punto interrogativo, adesso vi spiego il perché, per le stesse cautele che ho avuto nel descrivervi le scuole elementari e medie prima. Perché? Grazie a degli amici di Zoagli io avevo già compreso che c'è un passaggio tra istituto nautico e scuole nautiche. Cioè, non sono assolutamente la stessa cosa, sono due esigenze completamente diverse. Difatti, se noi leggiamo, nel 1850 il comune, perciò la pubblica amministrazione, attiva un istituto nautico a Chiavari. Probabilmente non è ancora un istituto nautico, ma bensì una scuola nautica. Adesso vi spiego che differenza c'è. Dalle esperienze delle regie scuole nautiche e dei regi collegi nautici, con la nascita del Regno d'Italia, si sentì l'esigenza di un istituto che abilitasse alle professioni di capitani di lungo corso, costruttori e macchinisti. Difatti, io ho fatto insieme all'amico Annalina Andreatta, l'hai fatta a Camogli? Noi veniamo dall'istituto, da Cristoforo Colombo, e il Cristoforo, anche tu, siamo già in tre, c'è qua quattro, ragazzi, abbiamo fatto tutti l'istituto nautico a Camogli c'era capitani e macchinisti, e poi c'era degli istituti nautici anche con i costruttori, cioè si riferivano già a una normativa più moderna. Adesso vedremo invece che nel 1864, e questo è il regio decreto che si è conservato nell'archivio storico del comune di Chiavari, un regio decreto si stabiliva che dovevano essere conservate e dichiarate, cioè c'è un'evoluzione, se tu ce l'hai la puoi dichiarare, nautiche in Italia, le attuali scuole, vedete, non istituti, scuole nautiche di Chiavari, Portoferraio, Recco, Riposto, Sanremo, Spezia, Trapani e Viareggio. Questo viene ribadito il 20 ottobre del 1883. Adesso, grazie a questo documento degli amici di Zoagli, che vi leggo perché sono pochissime righe, noi non solo troviamo una conferma di quello che vi ho detto fino adesso, cioè di una forte differenziazione tra l'istituto nautico e le scuole nautiche. Difatti possiamo andare ancora più indietro nel tempo, quando la Regia Marina, la direzione della Regia Marina di Chiavari, con un avviso, sentite quanto è datato, 7 ottobre 1816, cioè andiamo indietro rispetto alla data più antica di 30 anni,
Essendo prossima la nomina dei secondi maestri di nautica, giusto all'articolo 79 del Regio Decreto per la Marina Mercantile, il Regio Consiglio dell'Ammiragliato ha deciso che i soggetti quali dovranno sottoporsi a Sua Maestà per tali impieghi debbano preventivamente dar saggio delle loro capacità. Perciò quelli di Chiavari che hanno fatto la scuola nautica devono andare entro il mese di ottobre a iscriversi a Genova per dimostrare le loro capacità e poter essere abilitati a una qualifica che a Chiavari non riuscivano ad avere. Ecco, perciò chiariamo che sino a quando le normative che verranno col tempo, come prima, le grandi riforme, la Casati prima e le riforme del primo Novecento dopo, l'Istituto Nautico di Chiavari, che ahimè non arriverà a quella data, non sarà in grado di abilitare ancora ai corsi come li vediamo noi. Io, Nanni Andreatta e gli altri amici, quando abbiamo finito il nautico, sul diploma c'era scritto abilitati al comando di navi mercantili. Poi c'era l'articolazione di coperta o di macchine, però eravamo abilitati, cioè voleva dire che dovevamo andare a bordo e incominciare da lì l'iter da allievo. Sì, e da lì c'era tutto il percorso. E qui non solo il percorso non si intravede ancora, ma addirittura nella scuola si fa una forte divisione a Chiavari, però se Chiavari dovesse dire, ma da Chiavari quando avete incominciato a studiare la nautica? Almeno dal 7 dicembre del 1816. Guardate che è una data impressionante, una data impressionante. Andiamo avanti e possiamo vedere altre cose. Questo documento, ahimè, non è di buona qualità, però perché c'è la luce, in realtà a casa guardato più grande si vede bene. Questo è il contratto che fa il preside di allora e stabilisce le tariffe per i vari insegnanti, quello di geografia, quello di lingue italiane, e si va dalle 1800 lire alle 800 lire per anno scolastico. Questo è il tariffario che prendevano a Chiavari gli insegnanti dell'Istituto Nautico Andrea Doria. Andiamo avanti. Questo è il manifesto del 5 ottobre 1872. Ecco, anche qui vedete, non è contraddittorio quello che vi sto dicendo io, ma bisogna avere la capacità di collocare nel tempo i diversi passaggi e le diverse intensità. Qui in questo manifesto si dice che nel mese di novembre del 1872 avrà inizio l'Istituto Nautico a Chiavari. In realtà abbiamo visto che ci sono documenti che lo prevedono prima, ma dove siamo? In questa sottile diversificazione tra scuole nautiche e istituto nautico. Perciò potremmo dire che forse con questo manifesto per la prima volta ci lasciamo alle spalle definitivamente le scuole nautiche, perché il testo dice l'istituto nautico, anzi è scritto in maiuscolo, che avrà inizio col presente anno scolastico. Andiamo avanti e abbiamo una carta intestata del 1873, dove secondo me un proprietario di barche regala all'Istituto Nautico tutta una serie di attrezzature, e per chi ha fatto il nautico si intravede che è tutto materiale per le arti marinaresche, cioè tutto quello che serve per imparare ad armare le vele. Ecco, tenete presente che in questo periodo è soprattutto a vela ancora la navigazione, qualcheduno sta parlando delle prime, sì, ma però in questo momento si esce e si va ancora a vela, perciò questo materiale che viene regalato è consono a costruire quella abilità manuale che permette di utilizzare tutto il sartiame, tutto quello che serve per armare la nave e farla andare a vela. Andiamo avanti. Dov'era l'Istituto Nautico? Per fortuna si è conservato un po' di materiale, poco. Quello è l'impresario Lanata, che sulla base di questi disegni dell'architetto di città
Descalzi, gli dice: il giorno tale inizieremo e siamo nel locale degli ex Cappuccini. Cioè i Cappuccini, prima di scendere in Viale delle Palme con la loro chiesa e col convento, erano nell'immediata collina sopra il distributore dell'Agip in, da Corso Genova, erano lì in alto, perciò l'istituto era lì. Di qui si stanno preparando le aule per l'istituto nautico di Chiavari. Dove c'è adesso il Carità e Lavoro? Perfetto, lo stesso. Poi con l'evoluzione diventa Carità e Lavoro, perché Carità e Lavoro era qua e viene distrutto, era il convitto che era proprio qua, sopra di noi, lo scuola, sì, distrutto dal Maggiate. Quando viene distrutto si pensa di ricostruirlo qui sul lungomare, poi dicono: guardate, è in disuso l'area, lo facciamo là, Carità e Lavoro, dove c'è la scuola a tempo pieno della Fara. Ecco qui un'altra stranezza che ho trovato, io ve la comunico. Nel 1883, perciò dopo, molto dopo, dopo il manifesto, dopo i documenti che vi ho fatto vedere, esce un articolo sul Corriere di Chiavari che dice: istituto nautico per recente disposizione, cioè recente, io penso qualche settimana, qualche giorno prima, disposizione ministeriale, il nostro istituto nautico assume la denominazione di istituto nautico Andrea Doria. In realtà io trovo dei documenti prima. Cosa può essere successo? Probabilmente sono cambiate delle normative e la parola istituto nautico acquisisce un significato nuovo che il giornale ribadisce, ma forse riguarda più il funzionamento dei programmi scolastici che non la presenza dell'istituto, che vediamo che non è dell'83. Era già precedente, si chiamava già Andrea Doria. Ecco. Andiamo avanti. Qua abbiamo, e vediamo anche che si conferma un po' tutto il quadro che io vi ho descritto. Intanto non trovo documenti che vadano oltre il secondo anno di insegnamento, non c'è altro. Ci fermiamo lì, adesso vedremo, ed è per capitani di lungo corso. E questo è il palinsesto delle materie che si studiavano. Dalla lettura delle materie che si studiavano, per esempio, non c'è macchine marine, non c'è teoria della nave, perciò vuol dire, si conferma che ci stavamo preparando per andare per mare a vela. Ecco, non si intravede ancora la necessità di gestire degli impianti a combustione interna o endotermici all'interno della nave, non c'è ancora niente di tutto ciò e lo vediamo dal quadro delle materie di riferimento. Perché cancellato tecnico? È cancellato tecnico, questa è una domanda molto interessante, perché la grande conquista dell'affermazione definitiva dell'istituto nautico sarà la riconquista della parola tecnico, perché con la riconquista della parola tecnico e i 5 anni noi uscivamo dal nautico, si poteva andare all'università. Sì. Hai capito? Ma c'era già. Non è da intendere in quel modo lì, difatti viene cancellato e vedrai che il corso si ferma al secondo anno. Non si va oltre, mentre noi a Camogli si chiamava Istituto Tecnico Nautico Cristoforo Colombo, e quando tu uscivi, io ho dei miei amici che fanno i medici chirurgi, hanno fatto il nautico con me, ecco, perciò si usciva, si faceva l'università, qua non si faceva niente, ecco. Andiamo avanti, il secondo invece, vedete, capitani di gran cabotaggio, anno 1886, e di nuovo si ferma al secondo anno di scuola, non c'è altro. Ecco, questo quadro per dire che cosa? Per dire che la cultura del mare, poi in questo periodo, un po' dopo, siamo nel primo Novecento, e qui sì che si giocherà la grande competizione, perché ormai si capisce che il periodo delle navi fatte di legno e della vela è tramontato per sempre. I cantieri Gottuzzo accetteranno questa gara e sfideranno il grande industriale dell'epoca Piaggio sull'apertura di un nuovo cantiere a Riva Trigoso. Perciò i cantieri che noi vediamo oggi di Riva Trigoso sono frutto di un processo lungo, complicato, difficile, che nasce, mette radici prima di questo periodo, si conferma però con la grande trasformazione delle navi in metallo e della costruzione delle meccaniche, delle macchine e di quant'altro, che arriva, si poteva fare, difatti arriva, c'era la ferrovia che arrivava dentro, prima del trasferimento a monte della linea, e in questo conflitto Piaggio-Gottuzzo
vince Piaggio. Vince Piaggio, Gottuzzo rimarrà nel suo cantierino agli Scogli, ma ormai la gara è persa per sempre, perché lo sviluppo sarà a Riva Trigoso con quel genere di imbarcazioni e con quel genere di navi. Da quel genere di imbarcazioni e da quel genere di navi si avrà la grande evoluzione dei tre grandi istituti nautici della Liguria, che sono La Spezia, Camogli e Genova, c'è anche a Savona e a Imperia, però i tre grandi sono questi. Il più grande di tutti, adesso non lo dico per campanilismo, ma era senz'altro Camogli. Camogli da sempre era, noi l'ultimo anno prima dell'esame di maturità veniva il preside in classe e ci diceva che c'era d'ufficio da noi andare in accademia, ecco. Perciò era un istituto nautico di altissimo profilo e le radici nascono da queste sperimentazioni, ma soprattutto dallo sviluppo del porto di Genova e dalla cantieristica di Riva Trigoso e di La Spezia. Ecco. Perciò scuola sì, avete visto, ma legata a un forte sviluppo economico di una comunità. Questo episodio finirà, possiamo andare ancora avanti, c'è ancora un'immagine, vedete, che si conclude con la nostra contemporaneità. Guardate, nel 1856, con 200 lire all'anno, la società economica, si trattava di un solo corso di l'esperienza si dovrà attendere alla deliberazione del 1917. Cosa sta succedendo? Nascono le scuole tecniche, geometri e ragioneria. Perché? Perché i banchieri e le banche non sono più due, sono tante di più. E le case da costruire sul territorio non sono quelle del corso di ornato e di architettura che abbiamo visto prima. Si sta parlando di un grande sviluppo economico della città e c'è bisogno di altro. Andiamo avanti e vediamo che i massimi protagonisti di questa operazione saranno il sindaco Nicola Rata, Pila de Brignardello e Dall'Orso, che era in questo momento Dall'Orso è il presidente del Banco di Chiavari. Tenete presente che il Banco di Chiavari è una potenza economica immensa per quel periodo, di capacità di liquidità e di investimenti sul territorio. Capiscono che bisogna portare a Chiavari queste nuove scuole e con i contributi che arrivano e con 1.000 lire che arrivano dagli emigranti dall'America, andiamo a vedere, e qui arriviamo ai nostri giorni. Il 22 marzo del 22 si avvia la domanda per la fondazione dell'Istituto Tecnico, che va all'ultimo piano dell'asilo, all'ultimo, dove poi, adesso ultima diapositiva, quando l'Istituto Tecnico nel 64 si trasferisce in Piazza Regina Margherita, oggi in Assiria, si trasferirà qui il liceo del Pino, che era rimasto alle scuole Pie sino a quel momento. Perciò questa è l'attualità, è l'ultima immagine. Con Del Pino che si trasferisce dalle Giannelline, il quadro si completa, arriviamo ai nostri giorni e torniamo alla partenza. Io spero di avervi interessato. Io devo ringraziare perché intanto il sindaco Rata è il nostro, quello che ha fondato la sezione, certo, di Chiavari, tra l'altro, quindi è collegato anche a questa serata, cioè, certo, la nostra sezione 110 anni fa ha fondato quel sindaco, il sindaco ha fatto anche questa cosa per la scuola. E poi le prime due parole, cultura e turismo, che hanno fatto un passo indietro e noi come sezione proprio cerchiamo, certo, di lavorare nella cultura e nel turismo e ci fa molto piacere. Passo il microfono per qualche domanda di chi ha vissuto quegli anni, non l'Ottocento però. Comunque siamo tutti più giovani, da ieri ve lo dico perché sono contentissimo, io sono già stato ringiovanito dalla Fornero di 7 anni. La Fornero non mi ha fatto lavorare 7 anni più, perciò sono un giovanotto, no? Da ieri l'Associazione Internazionale avete sentito? Sì, sì, sì. Ecco, perciò qua siamo tutti dei ragazzini. No, volevo fare i complimenti. Scusate. Per l'esposizione chiarissima anche di tutto il panorama delle scuole, non solo delle scuole, che questo è importante veramente. Io ho registrato anche questa conversazione perché sapevo che era interessante e non volevo che poi finisse nel nulla e nell'oblio.
Dicevo che quando nel 1865 morì Mastro Checco Gotuzzo, aveva ben 9 velieri sullo scafo, sullo scalo degli scogli, cioè 9 velieri comportavano un impiego di maestranze e di operai, di chiodatori, maestri d'asce, ci saranno indifferenti. Poi purtroppo, come successe, quando il Gotuzzo appunto cercarono di avere uno sviluppo maggiore, diciamo chiedendo la concessione della spiaggia, di una parte di spiaggia lì a Riva Trigoso, si trovarono in competizione con Piaggio, per cui Piaggio, già proprietario dei bacini a Genova, una potenza industriale non indifferente, insomma è logico che loro dovettero alzare le braccia, anche perché il comune di Sestri Levante, dopo sembra 2 anni di tergiversazioni, preferì appunto giustamente la potenza economica dei Piaggio ai Gotuzzo. Grazie. Grazie a tutti, vi do appuntamento tra 2 weekend per lo studio. Anche se hai cambiato pettinatura, ti riconosco.